in questo momento il tema delle province è il tema dei temi, nel senso che non è solo in gioco il futuro di circa 1000 dipendenti delle 5 province marchigiane, la metà degli attuali 2200 circa, ma soprattutto in gioco le funzioni fondamentali che vengono erogate quotidianamente dalle province, a partire dalla formazione, lavoro, le scuole, le strade. Siamo di fronte ad un governo che produce tagli in maniera irresponsabile, una situazione che sta degenerando in uno scontro pericoloso tra le istituzioni, il governo contro province, regioni e comuni, comuni contro le regioni, province contro il resto del mondo. Siamo in una situazione oramai oltre il limite di sopportazione. La Regione ha fatto questa scelta che noi contestiamo fortemente, perché non ci sembra opportuno che in un momento così delicato della nostra Regione vengano tolte risorse, soprattutto che vanno a favore di coloro che invece ne hanno più bisogno. L'adesione è stata alta per la giornata di manifestazione promossa da CGIL, CISL e UIL Marche contro i tagli del bilancio regionale. Landini, viva la siamo! Coesione sociale, il lavoro! Davanti alla sede del Consiglio regionale c'erano sindacati, lavoratori pubblici, studenti e le associazioni del Forum del Terzo Settore, uniti per chiedere risorse nei settori più delicati. Noi abbiamo alcune cose molto importanti da proporre alla Regione. Intanto c'è un'emergenza sociale nel Paese, vogliamo che nelle loro scelte di bilancio che devono fare in questi giorni si tenga conto di questa centralità del sociale e del lavoro, quindi significa attenzione ai non autosufficienti, ai disabili, agli studenti, all'infanzia e anche al lavoro, perché in molte situazioni, tipo nelle province, all'Assam, ci sono dei lavoratori che rischiano anche l'occupazione. Ci rendiamo conto che queste difficoltà sono originate dai tagli del governo, quindi chiediamo anche alla Regione, ma anche agli enti locali, di fare con noi una forte pressione affinché il governo cambi la sua politica, perché è dannosa per le nostre comunità. Il governo centrale ha tagliato 230 milioni di euro alla Regione Marche, circa 460 miliardi di vecchie lire. Una cifra altissima che, anche volendo razionalizzare, ridurre o tagliare gli sprechi, non sarà certamente semplice da coprire per l'ente guidato dal centro-sinistra. L'impressione che abbiamo è che è vero che la coperta in questo momento è corta a causa dei tagli del governo e quindi dei tagli che lo stesso partito che oggi guida la Regione ha effettuato a livello centrale. Però è altrettanto vero che necessita un grosso sforzo da parte di questa Regione per dare risposte ai problemi. Noi chiediamo che le poche risorse che sono a disposizione, pochissime risorse che sono a disposizione, non vengano in questa fase particolare usate nel vecchio metodo, avendo la campagna elettorale, noi siamo in inizio di campagna elettorale, con un occhio attento al cittadino che vota, ma che vengono destinate alle posizioni a risolvere i problemi dei cittadini marchigiani più deboli. Oltre al bilancio si votava anche il riordino delle province, passato poi a maggioranza. All'interno del Consiglio non sono mancate le tensioni, come testimonia questo acceso scambio di battute sul futuro delle scuole tra il presidente della provincia di Macerata, Antonio Pettinari, e l'assessore al bilancio, Pietro Marcolini. Ti assicuro, perché conosco il personale, conosco le vicende delle scuole. Ma beato te, se noi applichiamo la legge di stabilità, il bilancio. Ma può essere denunciato se tu copri quello dell'anno scorso. La Toscana c'è avuto un'osservazione. Allora, complimenti. Allora, se applichiamo la legge di stabilità stiamo sotto zero. Guarda la miseria. Quindi che cazzo? Se noi applichiamo la legge di stabilità non possiamo andare avanti in 12esimi, perché i capelli vanno sotto zero. Forse non hai capito. E allora che cazzo allora? Cioè, qui è drammatico che chiudiamo le scuole. Oh! Vabbè. I sindacati hanno annunciato la loro continua pressione sul Consiglio affinché recepisca le modifiche chieste, pressione che culminerà l'11 aprile con la manifestazione nazionale dei lavoratori delle province.